Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'Italia batte il Belgio 0-2 grazie ai gol di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellè. Devo dire che questa Italia mi è piaciuta particolarmente dal punto di vista difensivo. Mi è piaciuta sì e no dal punto di vista del centrocampo e su questo punto, su questo diciamo, argomento arriverò dopo. E mi è piaciuta abbastanza dal punto di vista dell'attacco. Mi è piaciuta tantissimo difensivamente perché Bonucci, Barzagli, Chiellini insieme anche a Buffon che non è stato impegnato particolarmente perché appunto il muro bianconero oggi azzurro, anzi ieri azzurro si è comportato alla grande. Appunto questi tre difensori e il portiere hanno fatto una partita straordinaria, cioè i tre difensori non hanno fatto passare niente e quelle due parate, quelle due uscite che ha dovuto fare Buffon, come di consueto, l'ha fatta benissimo. Io gli ho dato 6 e mezzo perché non è stato impegnato particolarmente, ma appunto quando è stato impegnato si è fatto trovare sempre pronto, come diciamo è abituato a fare Gigi Buffon. L'unica cosa che non mi è piaciuta di Buffon è stata quell'uscita ai danni di Romelu Lukaku, che si è mangiato un gol già fatto. L'unico gol forse mangiato dal Belgio, perché gli altri non se li sono potuti mangiare, considerando che il muro italiano non gli ha permesso neanche di entrare in area di rigore un altro po'. Secondo me non doveva uscire, doveva aspettare magari che andasse un po' più avanti Lukaku, perché lì ha rischiato proprio di mettere Lukaku in una condizione molto semplice, cioè io faccio un pallonetto, la palla entra, invece no, Lukaku ha fatto una specie di pallonetto, magari troppo forte, la palla è andata oltre il palo e l'incrocio dei pali, la traversa e quindi niente da fare. Però per il resto la difesa mi è piaciuta tantissimo. Anzi, vorrei fare un elogio a Leonardo Bonucci perché ha giocato una partita stratosferica. Per me da 8 se non di più. Bonucci eccezionale e se lo dico io che sono interista, un motivo ci sarà. Centrocampo sì e no perché abbiamo sbagliato secondo me troppi passaggi. Parolo per esempio è stato un po' sottotono nel primo tempo, mentre nel secondo mi è piaciuto di più, 6 e mezzo secondo me che per lui ci sta. De Rossi per esempio qualche passaggio ha sbagliato, ma è riuscito con la sua grinta e caparbietà a mettere sempre ordine e risolvere magari situazioni complicate, aiutato anche dal suo pubblico. E Giaccherini non ho capito bene in che ruolo fosse, se esterno, se centrocampista centrale, se mezzala, non l'ho capito. Fatto sta che ha fatto un gol bellissimo, ma anche a quello arriveremo dopo. E analizzando i tre reparti, l'attacco mi è piaciuto abbastanza perché Eder è stato il più propositivo nel primo tempo, nel secondo ha corso tantissimo, ha cercato di fare il possibile e complimenti a Ederinho che come sempre ha messo tutto quello che ha in campo e l'ha detto anche nella sua intervista un mesetto fa. Io non prometto di fare 20 gol, però anzi no, il 31 maggio l'ha detto, scusatemi. Io non prometto di fare 20 gol, però posso tranquillamente promettere che in campo darò tutto e difatti questa partita l'ha dimostrato, ma io credo che non abbia giocato male, anzi secondo me un bel 6 e mezzo ci sta tranquillamente per lui. 6 e mezzo e basta, dai. Pellè, bravissimo perché ha sbagliato qualche passaggio, ma si è fatto trovare sempre pronto, specialmente nel secondo tempo, per metterla dentro. Ci è riuscito di prepotenza al 93esimo, anzi al 92esimo e mezzo, diciamo, con un destro secco con la porta mezza vuota. E là, secondo me, voleva proprio dire Courtois, parami questa. E gli ha messo il 2-0 che ha chiuso definitivamente la partita. Un gol molto bello, però mai bello come il primo. Infatti arriviamo ai gol. Bonucci ha fatto un lancio che poesia, un lancio bellissimo per Giaccherini che ha fatto un controllo pazzesco. Cioè ragazzi, un gol bellissimo in tutti i sensi, controllo e destro, tiro sul quale Courtois non sarebbe mai potuto arrivare, anche se ci ha provato, diciamo che lui è un grandissimo portiere, lo ha dimostrato anche questa partita con quel miracolo, specialmente su Pellè nel secondo tempo. E mentre parlando del secondo gol, appunto, contropiede, mi sembra passaggio di Thiago Motta per Candreva, diciamo cross cucchiaiato, come si può dire, cross per Pellè, che di destro, appunto di prepotenza, la mette dentro a porta vuota e sigla 2-0 finale. Allora, analizzando bene i giocatori, ho già parlato della difesa, ottimo Buffon, un po', diciamo, non è stato impegnato troppo, però quando è stato impegnato si è fatto trovare pronto. Ottimo Barzagli, partita da 7, buono, anzi diciamo bravo Chiellini, non eccellente però, straordinario Bonucci.
Un po' così e così Darmian, però secondo me è più che sufficiente. 6, 6 e mezzo ci sta perché si è impegnato molto, anche se ha fatto quell'errore che rischiava di favorire un gol, un possibile gol di Lukaku, sul quale appunto Buffon è uscito e secondo me non doveva subito, però non è stato organizzato, quindi va bene così. E poi chi c'era vabbè, poi è andato De Sciglio che secondo me ha giocato bene. Poi c'era Candreva, un bel 7,5, partita bellissima di Antonio Candreva, tanta corsa, tanto sacrificio, un assist, bravissimo. E poi per quanto riguarda il centrocampo, De Rossi, bravo, perché si è impegnato, solita grinta, solita caparbietà, ma ne ho già parlato prima, anche per Parolo, che è un po' così così, però dai, è stato bravo, specialmente nel secondo tempo. Bravissimo Giaccherini, tanto sudore, pur essendo stanco negli ultimi minuti del secondo tempo, gli ultimi 10 minuti del secondo tempo. Gol bellissimo il suo, sul lancio straordinario di Leonardo Bonucci. E poi, chi c'è ancora da commentare? Per l'attacco, abbiamo già parlato di Eder, secondo me un bel 6,5 ci sta. Tanta corsa, tanto sacrificio anche per lui, soprattutto nel primo tempo è stato secondo me il più propositivo. Pelé bravissimo perché pur avendo sbagliato qualche gol e qualche passaggio, un paio di gol secondo me, il primo e il secondo, per il primo e il secondo tempo, ha siglato un gol di prepotenza e si è fatto sempre trovare pronto con spallate, diciamo quello che sa fare meglio, spallate verso i compagni, verso gli avversari, scusatemi, tanta fisicità e tanta voglia di fare. Quindi grande Graziano Pelé, secondo me è un attaccante veramente completo. Gli manca un po' di velocità, però dai. E gli altri due subentrati. C'è, cioè, allora, Thiago Motta e l'altro era, oddio, non mi ricordo bene chi fosse. Ah sì, Ciro Immobile. Ciro Immobile è bravissimo, perché ha impegnato Courtois due parate e è stato molto bravo a cercare di fare partire l'Italia in contropiede. È un suo contropiede, più o meno. Lui e altri giocatori ha portato al 2-0 l'Italia. Mentre Thiago Motta, bravissimo, perché ha messo anche lui ordine quando ha potuto, ha impostato molto bene con due lanci bellissimi rasoterra, quindi qualcuno che non mi credeva quando dicevo Thiago Motta potrà aiutare la squadra quando sarà in difficoltà, come in questo caso perché il Belgio ci stava massacrando, ma anche se non è riuscito a fare niente perché non è una squadra completa come secondo me siamo noi, come ha detto Caressa, abbiamo una certezza, siamo una squadra. Per cui Thiago Motta bravissimo, se giocherà sempre così sicuramente sarà un aiuto. Non basatevi solo sulla maglia numero 10, basatevi sul fatto che lui è un giocatore che può aiutare e basta, perché esperienza e un po' di qualità e tecnica l'ha ancora. Ovviamente non è il Thiago Motta dell'Inter, però cosa volete farci? Secondo me è ottimo, però oggettivamente sarà sempre un buon giocatore. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento con i vostri pareri riguardo Belgio Italia 0-2. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Manca poco per lo speciale 400 iscritti, però vediamo di arrivarci e di restarci questa volta. Noi ci vediamo in un prossimo video. Forza azzurri, crediamoci, perché è lecito. Ciao ragazzi.